Il salame numero 13, l'ultimo. Ma non l'ultimo. Si procede al palpeggio. Momento fondamentale, il palpeggiamento. Volete dei tovaglioli? Nel frattempo sono già partite le scommesse. Non tra la giuria, ma extra giuria. Invece lì abbiamo già una scommessa onerosa in corso, un centesimo a testa sul salame vincitore. Tenendo, come sempre l'ultimo a passeggiare, installato dai nostri fotografi. È l'ultimo, tagliamo le 10 fette per la giuria, pronto a farvi assaggiare degli eventuali exequo. Anche perché può verificarsi un caso, è già successo, di un exequo, quindi dovremo procedere. Va bene, aspetta, 5 secondi. Tribunale alimentare regionale. La mia specialità non mi prendi mica. Alle vostre fatiche. Alla salute di tutti. Fatto prima, questa busta mi è stata consegnata prima. Apro la busta per vedere. La busta è regolarmente chiusa. Irregolarmente. L'apertura è regolare. Ecco qua. Allora, te. Tutto. Del questo nostro primo trofeo affettasi il numero 13. Bravo! Con punti 211 che corrisponde alla ditta Gabriele. No, non lascio andare. C'è un premio con le tribute. No. Secondo, allora il c'è un piccolo misunderstanding, perché in realtà lui non pensava di vincere e ha portato questo salame ad aggiungersi. Per cui il terzo trofeo classificato lo assegniamo al numero 12 con 189 punti. Il numero 12 è di Paderni Paolo. Grande! Gira. Parte. Affinché si legga il numero 04 con punti 17, il salame numero 4 corrisponde a Andrea Gozza. Dopo il se lo conosci perché l'ha portato a me. Persone che non conosciamo consegneranno il trofeo. È un tecnico del corso. Però siccome siamo tra salumieri e il sangue è porcello, abbiamo due premi. Abbiamo Tiziano Rondinini, nostro presidente, presidente della giuria. Chiamo Luciano Sita, presidente del glorioso sodalizio Salsa Mentari, che oggi ha animato la giornata, e chiamo anche il dottor Pecci in quanto trofeo. Cioè, bene. Allora, il primo trofeo al salame con punti 225, al salame numero, rullo di tamburi per favore, 11! È vero, ha vinto la scommessa con me un centesimo, che corrisponde al signor Francesco Guerrini. Si consegna uno speciale gagliardetto a ricordo della giornata straordinaria, il nostro primo trofeo affettasi con ben 13 salami. Spero, mi auguro e insomma faccio di tutto perché ci sia il primo grande trofeo della Mortadella Bologna.